San Francesco, appunto, come dicevamo prima, riceve le stimmate nel 1224 e è un periodo di grande fatica per San Francesco. E la storia dell'ordine è complessa, e suo malgrado si è formato un ordine, diciamo, numerosissimo di frati. Francesco, quando inizia la sua vita, non vuole fondare nulla se non rispondere all'invito del Signore a seguirlo. Però ecco, nel 24 l'ordine è composto già da migliaia di frati e all'interno dell'ordine si creano delle tensioni, ci sono dei problemi, c'è la necessità di scrivere una regola, tanti fatti che un po' mettono, diciamo, veramente in crisi Francesco e poi c'è la sua storia personale, il suo corpo malato che sale alla Verna con tante fatiche, quasi cieco perché poi ecco, insomma, ci vede molto poco, ha problemi agli occhi, problemi al corpo, quindi sale alla Verna con questa grande tentazione che non conosciamo fino in fondo, che portava Francesco nel cuore, ma che alcuni luoghi qui ci descrivono. Ecco. Allora è importante capire comunque che Francesco sale qui in un momento drammatico, ecco, in crisi, è un uomo in crisi e c'è un luogo che descrive anche questa crisi, il precipizio. Che è il luogo qui vicino alla Cappella delle Stimmate, in cui si raccontano i fioretti che il diavolo tenta Francesco, lo vuole buttare di sotto dalla rupe, e invece la montagna si apre alle sue spalle e lui non cade in avanti ma cade all'indietro. Quindi questa tentazione non vince il cuore di Francesco. E al di là dell'evento raccontato all'interno dei fioretti, questo un po' ci dice a volte anche della fuga che sperimentiamo di fronte al dramma un po' anche della nostra storia, forse anche Francesco di fronte alla sua, forse il desiderio di trovare altre soluzioni, di ricominciare la vita in un altro modo. E invece ecco, accanto a questo luogo c'è un luogo che è quello dove Francesco ha ricevuto le stimmate, la Cappella delle Stimmate poi, che parla in realtà di speranza. È un luogo dove si manifesta pienamente la presenza di Dio nella vita di Francesco. Tutto quel dolore che Francesco sta vivendo, quella incapacità di comprendere anche quello che sta avvenendo nella sua vita fino in fondo, quindi questo dramma interiore, desidera viverlo con il suo Signore. Ecco, entra nel suo cammino di sequela. E la preghiera di Francesco, che ci raccontano, le considerazioni delle stimmate, in cui Francesco chiede tutto l'amore, tutto il dolore dentro di sé, fa appello, a partire dalla sua storia. Da quello che ha vissuto, ecco, questo dolore, Signore, io possa viverlo con te fino in fondo. Ecco, non lo capisco, non so che cosa vuol dire forse, ma desidero viverlo con te, mi fido di te, no? Questo abbraccio di Francesco alla croce che gli fa incontrare Gesù. Ecco. Quindi le stimmate diventano la manifestazione di una presenza che Francesco invoca e che nel suo corpo rimane indelebile per 2 anni, perché fino alla morte Francesco porterà con sé i segni della passione di nostro Signore, quindi queste escrescenze carnose nelle mani e nei piedi che non descrivono solo le ferite, ma proprio i chiodi, ecco, nella carne di Francesco e questa ferita sul costato che diventano veramente un segno inequivocabile della presenza di Dio nella sua vita. E questa, appunto, dico, è un grande segno di speranza e di consolazione anche per tutti noi e per i tanti pellegrini che salgono, perché nel dramma, anche nella fatica della nostra esistenza, l'esperienza di Francesco ci dice che il Signore è sempre presente nella nostra vita e abbiamo la possibilità di lasciarlo agire nella nostra storia. Possiamo dargli la possibilità, di essere presente, così che non affrontiamo da soli ciò che ci pesa, ciò che è pesante da portare, no? E quindi risuona anche all'interno di questa esperienza le parole di Gesù, no? Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò ristoro. La croce non è il peso pesante della vita, ma è il luogo dove il Signore ci abbraccia con tutto il suo amore.